Ok ragazzi, eccoci qua, nuovo video. Oggi parlerò dell'alimentazione, su come gestirla in questo periodo di quarantena e come ci conviene comportarci. Allora, andiamo per step. Innanzitutto l'alimentazione, come gestirla, dipende fortemente da come vi siete attrezzati nella vostra palestra, quindi per casa, e faccio riferimento al video precedente. Generalmente posso dire che, diciamo che quando, finché state con manubri elastici e panca, come abbiamo detto, quindi primo gradino, allora siete interessati a questo video, nel senso che dobbiamo capire come muoverci. Se state già con bilanciere, tanti dischi e logicamente un rack e lavorate bene sugli schemi motori o gradini successivi che abbiamo visto, allora potete continuare, a mio avviso, con il programma che stavate facendo, anche se è un periodo di definizione come quello del sottoscritto. Però in tutti gli altri casi qual è il problema principale? Che fondamentalmente avremo uno stimolo ipertrofico incompleto, perché per un periodo di 4-8 settimane dovremo dare puntare essenzialmente sullo stress metabolico come meccanismo di adattamento. Questo perché con manubri elastici difficilmente, su distretti soprattutto grandi, riusciremo ad avere uno stress meccanico effettivo e completo, perché i carichi di nuovo saranno ridotti. Allora, cerchiamo di capire allora come comportarci. Quello che voglio fare per questo periodo è massimizzare, perché ho uno stimolo ipertrofico a questo punto da dare, voglio massimizzarlo quanto più possibile. In altre parole, devo far sì che tutti i distretti muscolari io riesca a creare tanto, tanto, il massimo possibile di stress metabolico. Ok? E questo che cosa comporterà? Comporterà che al distretto daremo uno stimolo sicuramente diverso rispetto a quello che verosimilmente stavamo seguendo prima. Quindi sostanzialmente, puntando su componenti sulle quali siamo più deboli, allora ci sarà un processo nel breve periodo di adattamento molto importante. Quindi per queste 4-8 settimane ci sarà una risposta ipertrofica anche interessante. Sostanzialmente il muscolo andrà a recepire degli input anabolici concreti, ok? Cosa che sicuramente sul lungo periodo non è, perché di nuovo lo stimolo, per quanto sia incompleto in una visione generale, sul breve periodo può essere anzi molto molto stimolante per il distretto target, ok? Quindi il nostro scopo è di creare uno stress metabolico senza precedenti, che verosimilmente rivedrete nel pump, ok? Allora, come farlo? Da un punto di vista alimentare, da un punto di vista esecutorio di quello che dobbiamo fare, semplicemente io non vi dico fate alte ripetizioni, ma cercate in realtà di caricare il più possibile per cercare di stare quanto più vicini a rep range ipertrofici. Quindi non è che dovete necessariamente fare più di 30 ripetizioni, ma se avete la possibilità sui bicipiti di fare un lavoro sulle 12 ripetizioni, perché avete un carico abbastanza importante, fatelo, verosimilmente anche sugli altri distretti. Però certo, con manubri elastici, magari il petto, arriviamo sulle 25-30 ripetizioni, auspicabilmente, perché c'è il rischio di andare anche oltre. Quindi da questo punto di vista facciamo sì, sul dorso poi non ne parliamo, facciamo sì che stiamo lavorando ad alte ripetizioni. Quindi già questo ci porterà a dover lavorare innanzitutto sulla connessione dei muscoli, può essere un periodo che possiamo sfruttare proprio per lavorare sulla mind muscle connection e quindi resettare bene gli schemi motori, squeeze, non dico di fare necessariamente super slow, ma abbiate un ritmo controllato che vi permetta di attivare al meglio. Poi che siano super slow, che siano ripetizioni più cadenzate, poco importa, perché quello che mi interessa è il tilt generale, che verosimilmente sarà abbastanza alto, quindi il tempo totale sotto tensione. Allora, l'utilizzo del BFR può essere un ottimo tool per le braccia, perché di nuovo ci porta a accumulare pump, a creare molto stress metabolico. Però detto questo, concentriamoci su l'alimentazione. La prima cosa da fare è, se state facendo una ipocalorica, tornate in normocalorica. Perché? Perché gli input anabolici ci saranno, ma saranno già di per sé blandi e circoscritti a un periodo breve, quindi logicamente se in più ci mettete un'assunzione calorica che di per sé è catabolica, logicamente rischiate di perdere tessuto magro. Allo stesso modo, con un'alimentazione ipocalorica lo stress metabolico viene ridotto, soprattutto se è un'alimentazione ipoglucidica, quindi con pochi carboidrati. Ora, la cosa fondamentale da fare, tornate in norma calorica, volendo state in lieve surplus, non eccedete con le calorie, perché di nuovo l'input di allenamento sarà comunque un input ridotto per quanto importante superare il periodo, quindi cercate di scendere un pochetto, assestatevi tutto intorno alla norma calorica per chi vuole un lieve surplus calorico. Da qua fondamentali sono due aspetti: il primo è il timing dei nutrienti e il secondo è l'aspetto integrativo.
timing dei nutrienti, ossia voler circoscrivere il grosso dei carboidrati attorno all'allenamento in modo per l'appunto di massimizzare lo stress metabolico. Quindi diciamo generalmente, ipotizziamo che stiamo in normo calorica o lieve surplus, il mio pasto pre-workout deve essere un pasto pre-workout di circa 90 minuti prima con una buona dose, un buon quantitativo di carboidrati e un discreto quantitativo di proteine. Fondamentalmente questi due, molti preferiscono aggiungere anche un filo di grassi per stabilizzare il picco glicemico, però realmente non ci serve perché avremo un'integrazione durante l'allenamento. Aggiungete nel vostro pre-workout del sale, quindi cercate di aggiungere almeno 2 grammi di sale nel pre-workout. Ci sta bene anche con la crema di riso perché controbilancia il sapore dolce, quindi viene un po' più corposo come sapore. Aggiungete del sale e cercate di bere almeno 1 litro d'acqua, 1,5 litri nell'oretta 90 minuti prima del vostro allenamento. In questo modo date acqua, sodio, glucidi, un filo di proteine a veloce assimilazione. Io sto utilizzando le EvoPep che logicamente sono idrolizzate, quindi non pesano a livello gastrointestinale. Quindi cercate di appesantire proprio con lo stomaco e partite poi con l'allenamento. In questo modo in allenamento il sistema shifterà su un sistema ortosimpatico, quindi un sistema in cui sicuramente la digestione è inficiata e ridotta, per cui dovete essere sicuri di aver digerito tutto quanto. Quindi questo per quanto riguarda il pre-workout. Altra cosa eventualmente da aggiungere al vostro pre-workout è un pre-workout vero e proprio, quindi un pool di nutrienti. Ora non vi consiglio di aggiungere la caffeina. Va bene perché è un periodo poco stressante in generale, o meglio dovrebbe esserlo, poi dipende anche purtroppo dalla vostra attività e dalla ripercussione economica che sta avendo questo periodo, però generalmente la caffeina ha un effetto diuretico, di diuresi, quindi non voglio togliere troppa acqua, quindi non è strettamente necessaria. Però un pre-workout che abbia un pool di molecole cioè stimolatori dell'ossido nitrico, in generale della vascolarizzazione del pump, è un'ottima soluzione. Io utilizzo lo Shurgan, mi trovo bene. Ottimo anche può essere il Kamikaze, come il Mega Swazer. Sono tutte ottime soluzioni che agiscono su fronti diversi, però sempre per massimizzare il pump. Un ottimo pre-workout che probabilmente utilizzerò bene a breve è il Flexotor pure. Diciamo che sono tutti i pre-workout che logicamente vanno a puntare su una forte stimolazione dell'ossido nitrico, quindi è da prendere assolutamente in considerazione. E oltre a questo io sto utilizzando il Pino Marittimo, che porta un aumento del blood flow, però diciamo un'aggiunta volendo extra, personale mia. In questo modo già col vostro pre-workout, questo pre-workout vero e proprio come integratore da assumere magari 30 minuti prima dell'allenamento, già così vi assicurerete una forte vascolarizzazione, un forte pump, una forte iperemia locale nel muscolo. A questo punto è tutto un processo che deve essere sostenuto dall'intra-workout. Intra-workout che deve essere composto in primis di acqua, almeno 2 litri nell'allenamento. In secondo luogo sale, almeno 2 grammi di sale in questi 2 litri d'acqua, volendo anche un filino di più se non avete problematiche generali. Ciclodestrine, comunque una fonte glucidica che non appesantisca lo stomaco, e le ciclodestrine per quanto vengano assimilate molto bene hanno una lenta emissione del torrente ematico, e in questo caso un pool anche di aminoacidi essenziali per dare anche del materiale strutturale all'interno del muscolo che incentiva e velocizza i processi di recupero post allenamento, ma soprattutto un blend di elettroliti. E un altro tool importante può essere la sostamina, che altro non è che L-alanina e L-glutammina, un dipeptide di glutammina altamente biodisponibile, che porta di per sé un incentivo in generale, un trasporto elettrolitico, un'immissione di nutrienti, in generale un'immissione di acqua all'interno del tessuto muscolare. Quindi sostanzialmente tutto questo popocchio blend di carboidrati, aminoacidi, elettroliti che abbiamo verrà schiaffato ed acqua verrà schiaffato all'interno della cellula, massimizzando ancora di più il pump. Io per garantirmi sia tutto questo pool utilizzo una combinazione di Glicobol Ultra e Energan, quindi mezzo dosaggio di Energan, uno scoop e mezzo, e un dosaggio completo di Glicobol Ultra, circa 40 grammi di ciclodestrine, un pool di essenziali e soprattutto la sostamina.
In questo modo, durante l'allenamento, avremo massimizzato lo stress metabolico e otterremo, ho messo un post ieri su Instagram, otterremo quel pump strappapelle che ci darà un concreto stimolo muscolare, ok? Anche se i carichi non sono eccessivi. Quindi, logicamente, lavoro sulla creazione anche alimentare integrativa di uno stimolo di adattamento ipertrofico che segnala al muscolo la necessità di adattarsi. A questo punto ce la dovremo giocare con il post-workout. Post-workout che io consiglio sempre di fare una mezz'oretta dopo essersi allenati, in modo che a livello di sistema nervoso autonomo possiamo passare a un sistema parasimpatico. E qua inseriamo un'altra dose di carboidrati e di proteine. Proteine sempre che siano ben disponibili. Non esageriamo necessariamente con le proteine, che avremo anche un pool amminoacidico derivante dall'intra-workout. Di carboidrati, diciamo che nel pre-workout consiglio un grammo e mezzo per chilo di peso corporeo, quindi per una persona di 70 kg, 70-100 grammi di carboidrati. Nel post-workout un grammo e mezzo fino anche a 2 grammi, perché c'è una forte capacità di captazione dovuta alla proliferazione dei GLUT4 in membrana, quindi in superficie. Per cui una persona di 70 kg, un 100-140 grammi di carboidrati. Ora, ciò detto, come comportarsi generalmente all'alimentazione? Gli altri pasti teneteli come pasti prettamente lipidici, quindi anche in questo caso non esagerate con i carboidrati, circoscriveteli a questa fase, il resto tenete i grassi per arrivare alla quota calorica. E una cosa che sto facendo, ma non voglio dirvi che è una cosa necessaria o che dà un reale beneficio, però io nel dubbio la faccio, è tenere alte, molto alte le proteine. Riesco a tollerarle bene, sto utilizzando molto le EPO perché sono idrolizzate e aminoacidi essenziali, in modo da non appesantire troppo a livello gastrointestinale, non promuovere troppo un ambiente putrefattivo. Ci tengo a dire che utilizzo sempre Enteroflor e l'enzimasic, la bromelina, quindi tutto un pool di integratori per la salute gastrointestinale che controbilancia questo eccesso proteico, meno male, però cerco di dare quanti più input anabolici possibili, quindi arrivate anche a 3 grammi per chilo di peso corporeo di proteine, o meglio, io arrivo anche a 3 grammi per chilo di peso corporeo, però di nuovo, tra parentesi, io sono comunque in definizione, quindi sono rimasto in definizione, per cui il mio invito è quello di non emularmi per forza, perché di nuovo non vi sto dicendo che questo vi dà un aiuto per certo, ma vi dico che è un palliativo, se vogliamo, anche psicologico, per dare quanti più input anabolici nel corso della giornata. Quindi questo è come gestirvi e come mi sono gestito io. Io bene o male sono ancora in ipocalorica, ho diminuito un filo i carboidrati circoscritti nella vera workout. Quando arriverà tutto il materiale per l'home gym, tornerò come da programma e reinserirò di nuovo i refeed. Quindi punto in questa fase a bruciare molto grasso, svuotare bene le riserve di glicogeno e successivamente inizierò una fase di rebound per ricaricarle un filino di più. Quindi questo è un po' il programma. Il peso è sempre sui 92,5 kg, mi vedo molto più asciutto, quindi le cose stanno procedendo veramente veramente bene. Questo è tutto ragazzi, spero di avervi dato degli spunti utili da poter utilizzare e applicare. Di nuovo vi invito a non uscire di casa se non quando strettamente necessario. Questo è tutto, qualsiasi domanda scrivetela qua sotto nei commenti. Se volete un video su un argomento sul quale magari sono stato superficiale o volete in generale un argomento, scrivetelo qua sotto. In questi giorni di quarantena cercherò di farne il più possibile, condividerli con voi. E detto questo, ci vediamo al prossimo video.